Diamo il bentornato negli studi Tempo Radio a Mario Fraccaro, che è il sindaco di Montichiari, come avevamo annunciato nei nostri studi. Bentornato sindaco. Grazie, buongiorno a tutti voi. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare messaggi SMS e messaggi WhatsApp è il 348-31-88-339, per chiamarci fatelo 0376-61709, la mail è diretta @temporadio.it, siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo Temporadio e su YouTube Temporadio Live 4 ottobre. Allora, dunque, cominciamo col parlare, sindaco, del fatto che avete approvato in Consiglio Comunale alcune modifiche sui comitati di quartiere, però ci sono state un po' di polemiche. Giusto? Ma sì, allora, innanzitutto grazie della domanda che mi consente di sottolineare un aspetto peculiare della città di Montichiari, cioè Montichiari assieme a Brescia è l'unica città che ha al proprio interno i comitati di quartiere. Questo vuoi anche per la conformazione del territorio monteclarense molto ampio. Montichiari si stende su 82 km quadrati, quindi comprende anche molte frazioni, era anche logico istituire questi comitati che sono l'espressione della partecipazione dal basso della gente, quindi veramente danno il senso dell'esercizio della cittadinanza attiva in particolare. Noi li abbiamo istituiti praticamente 3 anni fa, nel 2015, e è un'esperienza che era stata a suo tempo perseguita ma ancora negli anni 90 e poi abbandonata, quindi non è stato facile con le polemiche. Sono sorte soprattutto sul fatto che molti interventi anche delle opposizioni segnalavano, non so, la scarsa partecipazione, un rituale stanco, in un certo senso anche forse l'inutilità anche dei comitati di quartiere, il fatto che comunque non si siano realizzati quegli obiettivi che ci si proponeva con l'istituzione appunto di questi organi di democrazia diretta. Ma io credo che invece la strada, al di là delle modifiche che abbiamo approvato da 3 a 4 anni per l'elezione del Presidente e dei comitati, sia quella giusta, cioè noi dobbiamo insistere affinché questi organismi consentano la più ampia partecipazione. Il problema vero è che in questo momento manca, ma non solo a Montichiari, credo un po' dappertutto, proprio il senso civico, il senso di appartenere a una comunità, il senso dell'appartenenza, perché costruire il senso d'appartenenza e dell'identità oggi non è facile, perché partecipare a delle riunioni per proporre qualche cosa di positivo significa confrontarsi con gli altri, mettere a disposizione le proprie idee, poterle cambiare se magari qualcuno ne propone di migliori, e in qualche caso possiamo dire anche un esercizio dialettico anche del confronto e del rispetto verso l'altro. Questo oggi è molto difficile, va costruito, diciamo, con gradualità, e noi ci crediamo molto, anche perché i numeri ci danno ragione. In effetti noi abbiamo istituito 8 comitati di quartiere, qualcuno ha funzionato meglio, qualcuno ha funzionato, qualcuno forse non ha funzionato, ma questo ci sta nella logica anche quantitativa dell'organizzazione messa in campo. Diciamo che però ricordo i numeri: 1500 persone hanno partecipato alle elezioni dei comitati di quartiere, 1500 non sono poche, e poi durante in questi 3 anni si sono tenute più di 120 riunioni dei comitati considerati complessivamente. Si sono organizzati tantissimi incontri anche con i comitati su tematiche molto sentite, come per esempio la viabilità, ma anche il PGT, cioè il piano di governo del territorio, sui migranti, sul controllo del vicinato, e molte di queste riunioni hanno portato anche a dei risultati. Quindi io credo che dobbiamo perseverare in questa esperienza, non lasciarsi disarmare se qualche risultato non è stato conforme alle aspettative, e insistere perché sono veramente organi importanti, danno la possibilità a tutti di mettersi in gioco e di mettere il proprio tempo a disposizione della comunità. Certo, ci vuole disponibilità. In un'epoca in cui tutti ormai ragionano e comunicano su Facebook e sui social network, trovarsi invece in carne e ossa con qualcuno per discutere è molto difficile, ma appunto per questo bisogna insistere. In epoca di social ha perfettamente ragione. Allora, adesso ci fermiamo un attimino, ci troviamo con il sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro, tra un paio di minuti. Le farò una domanda proprio a questo riguardo, anche proprio a livello culturale. Lei in buona parte ha già anticipato, e quindi la domanda ci deve essere. Vabbè. Torniamo tra un istante. Sport.
Wow, Sisam lancia una nuova fantastica iniziativa riservata agli studenti delle scuole secondarie e di secondo grado. È Chuck si Sisam, il concorso per cortometraggi, video o filmati. Tempo Radio, la tua musica, la nostra passione. Mario Fraccaro, sindaco di Montichiari, negli studi di Tempo Radio. Allora, sindaco, la domanda, lei ha già anticipato molto il discorso, però è proprio questo. Oggi i cittadini italiani, quindi anche quelli monteclarensi, sanno cos'è il significato di democrazia. Lei ha parlato di social, invece trovarsi personalmente. Faccio un esempio, succede in un condominio che c'è quello, l'inquilino che si arrabbia perché hanno sostituito una lampadina lì e non là, però non ci va mai alle riunioni condominiali. Questa è la democrazia, sì. Andarci alle riunioni condominiali, perché se non ci vai poi decidono gli altri, non ti lamentare, ecco. No, comitati di quartiere, quindi si parlava proprio. Ma i comitati di quartiere, secondo me, rispetto all'esempio che lei ha posto, si collocano perfettamente come esempio di come la democrazia dovrebbe essere esercitata, cioè una partecipazione diretta dal basso, in cui ovviamente c'è un paradigma importante che è quello del confronto, ma il confronto esige dei costi. Costi vuol dire essere disposto all'ascolto, essere disposto al dialogo, essere disposto a confrontarsi con le proprie idee rispetto agli altri, essere disposto a costruire insieme qualche cosa. E io credo che oggi manchi molto questa cultura dello stare insieme per costruire qualche cosa. È molto più facile la cultura della contrapposizione, ma che non tanto si esercita nei luoghi di partecipazione diretta come i comitati di quartiere, ma penso anche alla scuola, per esempio il consiglio comunale dei ragazzi, oppure a livelli più alti, può essere il consiglio comunale, può essere il consiglio regionale, può essere la Camera dei Deputati, può essere il Senato della Repubblica. Oggi è molto più comodo esercitare una forma di democrazia virtuale, no? sui social. Ponendo magari delle tesi o portandole avanti senza minimamente, come dire, porsi in discussione rispetto magari a delle critiche, e fare, come dire, facile propaganda rispetto a degli slogan che sono, esatto, possono essere condivisi dalla gente. Ma infatti, mi perdoni, proprio lì, non c'è da una ventina d'anni, almeno da questa parte, quindi anche a Montichiari, in tutta Italia, ma anche a Montichiari, un po' la cultura, una specie di rigurgito di una cultura del passato, magari anche preoccupante, del cosiddetto, mi perdoni per il termine, del superuomo. Cioè, io voto quel sindaco perché quello mi asfalta davanti a casa. Ecco, un po' come se si affidasse a una persona, convinti che questa persona, e un po' lo si fa anche sì, a livello nazionale. Ah, vedi che adesso lui ha risolto questo problema. Sì, sì, no, ma questo viene anche a livello locale. Sì, infatti, invece bisognerebbe far coinvolgere le persone, informarle correttamente su quello che è il ruolo, perché spesse volte anche i sindaci, pur essendo eletti direttamente dal popolo, devono sottostare a delle procedure, devono sottostare a delle metodologie di lavoro che non sempre consentono la risoluzione immediata del problema, perché è facile risolverlo con le parole, però dopo la gente giustamente vuole i fatti, e i fatti magari si misurano a distanza di diverso tempo, ma non per mancata volontà dell'amministratore o del sindaco, proprio perché le norme, le leggi, i dispositivi, le ordinanze e quant'altro ti obbligano a un certo tipo di percorso. Ma questo è difficile farlo capire in un'epoca in cui tutti vogliono subito tutto o niente. E quindi questo rende anche più complesso e anche più difficile oggi fare l'amministratore. Certo. Cambiamo argomento un attimo, invece piste ciclabili, beh, ne abbiamo sentito parlare bene, poi sono stati snelliti gli autobus, no? Anche mi passi la battuta, appunto, in particolare sì, per una pista ciclabile. Gli autobus sono uguali a prima, lo dico, eravamo ironici, insomma. Ma sì, ecco, sulle piste ciclabili ne ha parlato ampiamente anche il mio assessore Beatrice Morandi, che è assessore ai lavori pubblici e all'edilizia privata del Comune di Montichiari, che ringrazio moltissimo per l'impegno che ha messo e la volontà per realizzare due piste ciclabili che erano attese da decenni, non dico da anni, a Montichiari. Ecco, la pista ciclabile che collega il centro di Montichiari a Vighizzolo, che a suo tempo aveva dato luogo a tantissime polemiche. Mi ricordo che ne avevo parlato anche proprio dai microfoni di Tempo Radio qualche mese fa, che ormai è diventata usuale, abitudinaria, percorsa da tantissimi cittadini, ed è veramente uno spettacolo vedere le famiglie
e anche molti ciclisti su questa pista, che è messa in sicurezza, che è assolutamente funzionale alle esigenze per cui era stata costruita. E poi l'altra pista ciclabile, che collega il centro con il rione di Borgosotto, proprio in via Arzaga, per la quale siamo intervenuti proprio poco tempo fa con l'inaugurazione per i nostri cittadini. Ecco, lì devo fare una comunicazione, siccome abbiamo messo in sicurezza anche la strada adiacente alla pista ciclabile con due dossi per consentire, come dire, un rallentamento del traffico, visto che la gente va sempre sparata a 100 all'ora, soprattutto su queste arterie urbane, dovremmo trovare un'altra soluzione, perché quella lì è la strada preferenziale che viene percorsa anche dalla Croce Bianca, e la Croce Bianca ci ha segnalato per iscritto che questi dossi compromettono quella che è la funzionalità e l'urgenza degli interventi. Quindi sicuramente adesso li toglieremo questi dossi e troveremo un'altra soluzione che dovrebbe comunque garantire le condizioni di sicurezza di quella strada. Ma circa queste due piste ciclabili volevo fare anche un altro annuncio. Il 20 di ottobre l'amministrazione comunale inaugurerà ufficialmente queste due piste, appunto, ripeto, attese da decenni e che noi abbiamo messo nel programma elettorale che abbiamo realizzato. Faremo un'inaugurazione ufficiale, tutta la giunta in bicicletta, che partirà appunto dalla pista ciclabile di Vighizzolo, la percorrerà, quindi sarà una festa quella giornata, e poi sì, andremo anche in Borgosotto, e quindi, come dire, daremo l'imprimatur anche ufficiale, perché siamo veramente orgogliosi di aver realizzato queste due opere, che veramente sono molto sentite e molto richieste dai nostri cittadini. Certo, beh, tra l'altro bello, la giunta in bicicletta mi piace, sì, molto proprio. Un messaggio le leggo, perché ci introduce in un altro argomento. Fracaro, avete portato a termine il programma elettorale, e allora la domanda è in qualche modo orgoglioso di alcune, sì, di, allora, in particolare di una cosa. Ringrazio il radioascoltatore, sì, abbiamo portato a termine per il 70%. Devo dire, ma ovviamente i miracoli non è che tutti li possono fare. Come abbiamo detto prima, anche il sindaco deve seguire un determinato percorso. Sì, noi tra l'altro siamo in carica da 4 anni, e bisogna anche sottolineare una cosa, che il primo anno, visto che noi eravamo veramente neofiti, anche perché eravamo espressione, la nostra coalizione, di un civismo molto radicato nel territorio, il primo anno è servito per conoscere, cioè, perché prima di intervenire, prima di fare, bisogna conoscere, bisogna capire, bisogna comprendere quali sono i meccanismi della pubblica amministrazione, perché io sono stato preside di scuola, quindi dirigente e responsabile dell'organizzazione di una scuola complessa, ma devo dire che il comune, pur appartenendo all'ambito pubblico, è un'azienda ancora più complessa e più specifica rispetto alla scuola. Quindi abbiamo impiegato un anno per capire, per comprendere, per conoscere i dipendenti, per capire il pregresso, per analizzare i nodi critici, per affrontare i problemi, per trovare delle soluzioni. E quindi di fatto siamo operanti da circa 3 anni, e ci manca quasi ancora un anno circa al compimento della nostra amministrazione. Abbiamo realizzato tantissime cose, non tutto, qualcosa sicuramente sarà rimandato al prossimo mandato, però io sono veramente molto orgoglioso di quello che abbiamo realizzato, perché se penso, per esempio, la cosa di cui vado sicuramente più orgoglioso è la costruzione e l'ampliamento della scuola primaria di Sant'Antonio. Il cantiere è già stato avviato, anche quella era un'opera promessa dalle precedenti amministrazioni per anni e anni, mai realizzata. Noi l'abbiamo promessa, l'abbiamo studiata, l'abbiamo ridimensionata, l'abbiamo concordata anche con i dirigenti scolastici, abbiamo trovato le fonti di finanziamento, la stiamo realizzando. Sarà una scuola bellissima, green, sicuramente ispirata anche ai criteri dell'efficientamento energetico, ma soprattutto ai criteri di una didattica assolutamente rispondente ai bisogni dei bambini, con tanti laboratori, tanti spazi all'aperto, giochi, palestra,
e ecco, veramente studiata a misura di bambino. Ecco, sono veramente orgoglioso di questo, ma anche interventi su altre scuole come il Falcone, per esempio, che è una scuola centrale al paese, che amplieremo, anche lì ormai siamo addirittura d'arrivo, presto affideremo l'appalto proprio in questi giorni e quindi i lavori procederanno quanto prima. Anche lì, per esempio, realizzeremo 8 aule in più, che sono quelle effettivamente richieste oggi da un'utenza che si concentra soprattutto nel centro, ma anche tanti altri interventi sulle politiche sociali. Cioè, posso dire veramente di essere orgoglioso di avere anche stanziato molti fondi per le politiche sociali, che sono poi quelle cose che non si vedono, no? Che non si vedono, ma quando tu consenti a tanti nuclei familiari veramente di poter andare avanti grazie anche al sostegno e al supporto dell'amministrazione comunale, sei veramente contento di aver fatto qualcosa per la tua comunità. E poi devo dire anche altre cose: nonostante tutte le critiche, con noi nessun migrante è arrivato alla caserma Serini. Sembrava che con Fraccaro la popolazione di Montichiari dovesse all'improvviso subire un'impennata con questa invasione di migranti, e io noto e sottolineo, al di là di tutte le polemiche, di tutte le riunioni, fiumi di inchiostro, giornali, articoli, riviste, che nessun migrante è arrivato alla caserma Serini di Montichiari, come nessuna discarica è stata realizzata in questi anni. Ecco, allora, fatti e non parole, noi abbiamo sempre detto che per l'ambiente, per esempio, avremmo presidiato in modo che nessun ampliamento, nessuna integrazione, nessun nuovo insediamento, nessun sopralzo sarebbe dovuto arrivare. E così è stato. Abbiamo impugnato tutti, anche in sede legale, tutti i tentativi sono stati fatti in questo senso. Insomma, alla fine, nonostante tutto questo comporti anche delle energie psicofisiche non indifferenti, perché io mi rendo conto che amministrare una città di 26.000 abitanti vuol dire essere in comune sempre, tutti i giorni, dalla mattina alla sera, ecco, io devo dire che sono veramente soddisfatto di questi risultati. Certo, e qua rientra appunto la domanda che le avevo fatto sul superuomo. Purtroppo molti credono che se un sindaco appartiene a uno schieramento politico i migranti non vengono, se appartiene a un altro... Sì, è vero. Diventi... E poi ecco, sulla faccenda del superuomo mi consente invece di dire che io non sono affatto un superuomo, anzi, ma nessuno lo è. Che devo ringraziare invece la mia squadra, perché noi siamo veramente una squadra che lavora insieme, che condivide ogni percorso, lavoriamo in team, ci confrontiamo. Io sono quasi come il direttore d'orchestra ed è bello, perché così fai crescere le persone, le fai crescere anche in autonomia, in competenze, in assunzione di responsabilità e anche di decisioni, e quindi sono contento perché effettivamente insomma si lavora tutti con un unico intento, con un unico obiettivo. Benissimo, fermiamoci un attimo con il sindaco di Montichiari, Mario Fraccaro, ci troviamo tra due minuti. Fraccaro, sindaco di Montichiari, stavamo guardando alcune delle decine dei messaggi che ha già ricevuto, sindaco. Non è facile, insomma, vabbè, dei messaggi chiedono se avete intenzione di dare le multe praticamente per il bilancio, ma questo perché oggi alcuni giornali, ne abbiamo parlato anche noi, ammetto, durante i GR per esempio, parlano appunto del bilancio di previsione, praticamente, che ha inserito anche gli introiti delle multe, però insomma, come ogni comune. Entro il 30 di novembre noi stendiamo di solito il nostro bilancio con il comune di Montichiari condivide con altri comuni un po' questo problema. Non è che Montichiari abbia una caratura particolare da questo punto di vista, siamo nella media con gli altri comuni per quanto riguarda le multe che contribuiscono al bilancio, ma non è che Montichiari sia molto diverso dagli altri, esatto. Ecco, purtroppo. Guardi, bravo sindaco, scrivono no migranti, no discariche, no slogan, ma fatti reali, bravi, vi rivoto. Bisogna vedere se il sindaco poi si ricandiderà anche, perché insomma poi andremo a vedere. Sono anche diversi messaggi, ce n'è uno lunghissimo nel quale insomma dice che l'ascoltatore, glielo accorcio molto perché ha fatto la Divina Commedia qua, che praticamente c'è molta confusione al giorno d'oggi tra destra e sinistra, non si capisce più niente, allora dice vada in Parlamento, termina così, vada in Parlamento o Senato e contribuisca a far tornare chiare le cose. E francamente non posso dar torto all'ascoltatore. Sì, perché... ma però io direi che magari se mi consente una cosa, credo che quel discorso che facevamo prima anche sull'invadenza dei social e sulla politica che si fa ormai con Twitter e così, sì, abbia un po' svuotato anche il Parlamento e il Senato, cioè il Parlamento, il Senato e la, sì, Camera dei Deputati del loro ruolo.
perché in questo momento, se dovessimo usare come cartina di tornasole il numero delle riunioni che ha fatto la Camera, che ha fatto il Senato per pronunciarsi su alcune questioni, direi che è stato un fallimento. Quindi anche lì servono ancora questi organismi così concepiti in un'epoca in cui tutta la politica si fa con i messaggi via social, con Twitter, con Facebook, eccetera. Ecco, quindi è un punto interrogativo anche questo, per il futuro. C'è molta violenza dietro internet, adesso non dilunghiamoci, ma allora sì, però intanto le discariche sono ampliate. No, a tale proposito, vero. Però c'era, se vuole, anche un altro messaggio, adesso se lo trovo, perché non francamente sono... eccoli qua, ha sentito i Cavi Inferno, che però è in comune Ghedi, se non mi sbaglio, la provincia dice stop e avanti tutto al tempo stesso. Fondamentalmente, praticamente la provincia, prima l'abbia fatto la Lombardia, hanno ampliato, ha messo di ampliare la gamma di cose che si possono conferire, quindi ci sono anche degli scarti, si potranno conferire codici di conferimento nuovi, esatto, sì, anche questo sappiamo una polemica, però secondo me anche lì le amministrazioni hanno comunque la possibilità di farsi sentire anche attraverso ricorsi, impugnazioni, eccetera. Noi per esempio da questo punto di vista non abbiamo mai lasciato correre nulla. Certo, allora perché non dice, allora vediamo altri messaggi, sono tantissimi, proprio via Paolo VI non si può cambiare il senso di marcia, poi l'ambiente sono anche le ciclabili come quella del Chiesa che avete snobbato, dice Enrico, avete snobbato una ciclabile per caso? No, questo radioascoltatore pone l'accento su un problema che c'è, non è che l'abbiamo snobbata, diciamo che non è che possiamo fare tutto, abbiamo ben presente anche questa pista ciclabile, sicuramente la inseriremo come una delle priorità per il prossimo mandato. Poi Monte Chiaresa non è brutta, dice un messaggio, Fanghi, un altro messaggio, probabilmente si parlerà diversamente ancora, io mi chiedo perché il Comune debba fare tutto, perché il Comune debba fare tutto il Comune dei cittadini, e bravi cittadini tagliano l'erba, raccolgono lo sporco e tengono pulito, dice Omar. Va bene. Togni che parla in dialetto in consiglio, poi ci manca solo la canottiera. Va bene. Poi altro, avete speso i soldi per i multavelox, però che non funzionano, sono soldi buttati. Chiedono anche attenzione al parco di Vighizzolo. Un altro dice abolire la caccia. Questi simpaticoni sparano vicino alle case, ma la polizia locale dov'è? Chiede Marcello. Beh, basta segnalare magari degli episodi concreti che credo che la polizia possa intervenire subito. Poi, altro messaggio, siringhe nei parchi, posso dire all'ascoltatore che non sono solo a Montichiari, io abito in un altro comune dove ci sono gli incaricati che ogni mattina tirano su un cassonetto pieno di siringhe. Fraccaro, una persona con grande moralità e capacità, ma la politica non è così, la politica è sporca, dice Anna. Beh, Anna, però è sporca se la sporchi. Sì, ma non sono d'accordo, infatti secondo me se tutti partiamo da questo presupposto, da questo assioma, nessuno si impegna più. Esatto. Ecco, io credo che invece ognuno nel suo piccolo e nel suo ambito possa fare molto per la comunità. Ecco, è quello che stiamo facendo noi a Montichiari, tentiamo di fare perlomeno. Sindaco, avete lavorato bene anche con le discariche, però ci sono tante cose da fare, specialmente nelle frazioni, dice Sergio. Ebbene, noi abbiamo tantissime frazioni e ripeto, abbiamo un territorio vastissimo, 82 km quadrati, un territorio grande come Brescia città, tanto per dire, le risorse sono quelle che sono di bilancio, ecco. Stiamo facendo tantissimo anche dal punto di vista dell'asfaltatura delle strade dei marciapiedi, però per esempio anche qua abbiamo 240 km di strade comunali, non è che possiamo procedere a una manutenzione complessiva, dobbiamo fare per step e investire risorse urgenti, ma abbiamo cominciato a fare questo, ci stiamo preoccupando poi per le frazioni, per esempio a Santa Giustina abbiamo sistemato tutta l'area fuori dalla palestra con annessa all'oratorio e quindi abbiamo veramente valorizzato quell'area che anche i cittadini di Santa Giustina ci chiedevano da anni, quindi siamo intervenuti lì, adesso presto interverremo anche nei boschetti per esempio con la creazione di un centro polifunzionale dal costo di 600.000 euro con un intervento predominante dell'amministrazione per dare anche a questa frazione un luogo di incontro e di aggregazione, cioè stiamo veramente facendo sforzi da gigante a questo punto di vista. La frazione Novaglie per esempio avrà la rotatoria dei Tre Aranci che è sempre stato un
un punto criticissimo anche per la sicurezza stradale, ce lo chiedono da anni, da decenni, certo. Non abbiamo ancora aperto il cantiere, ci siamo dietro da 2 anni e mezzo, perché lì ci sono procedure che se le raccontiamo a un cittadino comune, quello si mette le mani nei capelli, cioè voglio dire... i soldi ci sono, li abbiamo messi e spero quanto prima di partire anche lì per dimostrare anche ai cittadini dei Novagli che si sta facendo qualcosa di importante per loro. Assolutamente. Poi altro messaggio, sindaco, io volevo sapere cosa ne pensa del ministro dell'istruzione. Beh, lo chiediamo al professor Fraccaro. A me sembra inesistente la scuola abbandonata, la saluto di Cerminia. Tra l'altro c'era un altro messaggio invece, tanto lo conosco, i sostegni alle famiglie sono utili perché la scuola è l'unica cosa che ci può tirare fuori dalla crisi. Lo conosco personalmente, tra l'altro, questo ministro, nel senso quando ero preside del Don Milani, che avevo avviato anche la sperimentazione del liceo scientifico sportivo, lui era il responsabile in ufficio scolastico regionale proprio delle attività sportive nelle scuole, quindi ho avuto modo proprio di intrecciarmi con lui anche non solo nell'ufficio ma anche in un convegno che si era tenuto a Modena, mi ricordo qualche anno fa, direttamente è una persona amabilissima, affabilissima, conosce il mondo della scuola, non è tanto lui il problema, credo, perché comunque è un uomo che viene dalla scuola, quindi questo è già importante, avere un ministro che venga dalla scuola. Credo che non sia lui tanto il problema, quanto un governo, se intende o meno investire, perché un governo che ha preso i voti anche per governare dicendo che aboliva la buona scuola di Renzi, ecco, io credo che la legge sulla buona scuola di Renzi avesse molte criticità, però buttare via il bambino con l'acqua sporca, con tutto quello che implicava invece di positivo, perché questa legge della buona scuola non tutti sanno che aveva alcuni decreti applicativi già finanziati dalle finanziarie triennali che prevedevano per esempio molti soldi in più per i disabili, soldi in più per le famiglie, per il diritto allo studio, per gli asili nido, per le scuole dell'infanzia. Ecco, se veramente questo governo ha intenzione di cassare la legge della buona scuola, tutte queste risorse verranno meno. Ecco, voglio dirlo perché non tutti lo sanno, ecco, no. Bisogna essere un addetto ai lavori. Infatti, per conoscerle queste cose. Francamente non se ne è mai parlato, devo dire che... Magari se mi dà una trasmissione una volta ne parlerò. Benissimo, poi altri messaggi. Sindaco La Puzza, siamo preoccupati. Sindaco, un comune come il nostro deve avere più aree sgambature cani anche. Vabbè, ci attiveremo su questo, sono d'accordo, però noi abbiamo iniziato, gli altri non abbiamo mai fatto nulla da questo punto di vista. Allora, poi appunto c'era appunto che solo lo studio, appunto c'è chi invece si dice d'accordo con i sostegni ai più poveri, appunto perché potranno incentivare gli studi. Se non si candida più come sindaco, lo faccia per il Parlamento. Abbiamo bisogno di persone in gamba, dice Luca. Questo è lo stesso tenore però appunto del messaggio, di un altro messaggio che avevamo letto. Io penso che invece si possa fare di più come sindaco che non in Parlamento in questo momento. Cioè in Parlamento o in Regione si può fare poco, secondo me. Mentre invece un sindaco in un comune, un sindaco, un assessore, un amministratore, invece per la sua gente forse è l'amministratore più a diretto contatto con la gente, che più sente i bisogni veramente del proprio territorio. Quindi se si può fare qualcosa bisogna stare ai livelli più bassi, che sono anche quelli più alti dal punto di vista della soddisfazione personale. Poi un suo alunno, lui mette il cognome e la saluta, poi appunto ricorda un episodio in presidenza. Sindaco, non è che ce le danno con la partita a scacchi, chi è il cervello della partita? Va bene, allora parliamo anche di questo, perché il 6 e 7... Mi spiace dirlo, le previsioni meteo non sono il massimo, mi spiace dirlo proprio anche perché sabato anch'io vivo aspettando il fine settimana. E non... Comunque, il 6 e il 7 che succede allora? Allora, il 6 e il 7 faremo una manifestazione e devo ringraziare soprattutto la Proloco Montichiari che ha supportato in maniera egregia i nostri due assessori, Basilio Rodella che è assessore alla cultura e Renato Baratti che è assessore al commercio, che hanno voluto questa iniziativa. Gli scacchi viventi, è la prima edizione degli scacchi viventi, ci sarà una scacchiera per un totale di 64 metri quadri, una scacchiera posta in piazza Trecani il giorno di domenica, dove si riviverà con una partita e non più con una battaglia l'epopea delle lotte
Nel Medioevo, tra i Guelfi e i Ghibellini, i Guelfi erano, rappresentavano il comune di Brescia, i Ghibellini era il comune di Montichiari, in sostanza. Come Dante, Sì, perché dal 1150 al 1180 circa, in quegli 30 anni ci fu una serie veramente di battaglie asprissime e asperrime, visto che posso usare tutti e due questi temi, appunto, tra il comune di Brescia e il comune di Montichiari. Il comune di Montichiari poi scelse il Barbarossa perché voleva l'autonomia e l'indipendenza, e quindi ci furono vittorie e sconfitte reciproche. Noi vogliamo rivivere l'epoca, perché poi nel 1167 il comune di Montichiari diventò comune riconosciuto anche da Brescia. Tant'è che l'anno scorso abbiamo festeggiato gli 851 anni. Però il cervello degli scacchi Allora, noi praticamente faremo questa partita, ci saranno tutti i personaggi in costumi d'epoca, la partita a scacchi sarà preceduta da sbandieratori sempre in costume d'epoca che passeranno per le vie del paese, ci sarà il sindaco di Montichiari. E doveva esserci il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, ma ci sarà un suo delegato, cioè un assessore del comune di Brescia che rappresenterà l'amministrazione, mentre io e il delegato del sindaco di Brescia faremo una partita a scacchi sul tavolino, e contemporaneamente, con un mossiere che dirigerà tutte le mosse, i figuranti faranno la partita, che durerà circa un'ora e mezza. Non vi svelo chi vincerà questa partita, perché sarà così una sorpresa per il pubblico. Ecco, noi pensiamo che un'iniziativa del genere possa attirare veramente tante persone nella piazza di Montichiari, certo. Possa essere un luogo veramente importante di aggregazione e di incontro, possa essere un'edizione tale da consentirci poi per il futuro di renderla permanente. Vogliamo essere la piccola Marostica della bassa bresciana. Il sabato invece ci sarà un'esposizione delle scacchiere del mondo, di tutte le scacchiere più originali, più belle, più significative del mondo, presso la Galleria Civica. Ci sarà l'inaugurazione alle 4 con queste scacchiere che rimarranno in esposizione anche per il giorno successivo. Ecco, insomma, una giornata di festa. Speriamo che il tempo... Speriamo, no, ma veramente proprio. Sindaco, siamo in chiusura, però le devo fare due domande, se può essere telegrafico. La prima è, visto che tra l'altro si parla di elezioni imminenti, l'opposizione ha presentato la sua squadra, voi invece vi candidate? Intanto noi abbiamo ancora un anno di lavoro e dobbiamo concentrarci su questo, perché abbiamo fatto tante cose, ma vogliamo farne anche altre. Devo dire che io sono molto fortunato, perché ho una coalizione compattissima, che sicuramente si ripresenterà alle prossime elezioni, che rappresenta pezzi importanti della società civile, ma credo che si aggregheranno a questa coalizione anche altri pezzi di società civile, perché noi vogliamo veramente caratterizzarci col civismo che ci ha in questi anni definito come coalizione, no? Ancorché qualcuno abbia sempre definito il sindaco Faccaro il sindaco del PD, in realtà il PD è solo una componente di un'alleanza che invece prevede quasi tutte liste civiche, insomma. Per cui, ecco, noi andiamo in questa direzione, quindi lavoriamo sodo da questo punto di vista. La presenterete però, la squadra? Sì, ovviamente a suo tempo la presenteremo. Io posso dire solo adesso che questa coalizione si ripresenterà, perché è veramente coesa, non ci sono spaccature, anzi si è cementato quello che è anche un collante di valori e di principi che ci consentiranno anche, con l'esperienza acquisita, di fare un programma snello e di realizzare tutto quello che avevamo previsto nel primo programma elettorale, e quindi io per adesso mi sento solo di dire questo. Bene, allora noi ringraziamo il sindaco di Montichiari Mario Fraccaro, veramente meno di un secondo, ma lei, visto che fa la partita a scacchi, muove prima il pedone davanti alla torre, all'alfiere o al cavallo? E non lo dice, va bene, niente, non ci rivela niente.